Nemmeno l'emergenza sanitaria con mezza regione in zona rossa ha fermato la volontà dell'AMMIL, Onlus delle Marche e della sezione di Fermo di organizzare in occasione della giornata internazionale della donna la conferenza dedicata al mondo femminile, quest'anno declinata alle lavoratrici in tempo di Covid. Realizzato online, l'evento ha visto la partecipazione di una folta e qualificata platea istituzionale e di un buon numero di ospiti che l'hanno seguito in streaming. La conferenza è stata intitolata Lavoratrici contro Covid, 8 storie di resilienza per l'8 marzo ed è frutto di una proposta del gruppo Donne AMMIL per le politiche femminili. Ad aprire i lavori Marcello Luciani, presidente regionale e territoriale Fermo dell'AMMIL Onlus. L'argomento di quest'anno, un argomento importantissimo, è diffondere nel territorio fermano e in tutto il territorio marchigiano il progetto AMMIL nazionale, la storia di 8 donne che ce l'hanno fatta, che sono un esempio di forza e di coraggio. Presenteremo anche 3 storie del nostro territorio, 2 del Fermano ed 1 di Urbino. Saranno le 3 protagoniste a raccontarci in modo positivo le loro storie. Le storie emblematiche di queste lavoratrici vogliono rappresentare il significato ed i risvolti di una malattia che nel 2020, stando ai dati INAIL relativi ai contagi Covid legati all'attività lavorativa, ha colpito in totale nel nostro paese 131.000 lavoratori, di cui 91.000 donne, il 70%. Nella provincia di Fermo sono stati 1.213 gli infortuni totali denunciati nel 2020, con un calo del 16,3% rispetto al 2019. Da un certo punto di vista sono delle storie meravigliose di grande resilienza. È venuta fuori la grande forza di queste donne, a cui dobbiamo solo dire grazie. Grazie per il coraggio che hanno avuto, grazie per il coraggio che hanno avuto a portare le loro storie di fronte a tutti e quindi mettere a nudo il loro cuore, la loro anima. Questo dell'AMMIL è un progetto multimediale a livello nazionale firmato dal fotoreporter Riccardo Venturi, dalla videomaker Arianna Massimi e dalla giornalista Luce Tommasi. Le donne sono coloro che pagano sempre il prezzo più alto e anche in occasione di questa pandemia abbiamo visto che sono state le più penalizzate sotto molti aspetti, sotto il profilo della famiglia, sotto il profilo psicologico e anche sotto il profilo del lavoro. Ecco, diciamo, procedendo per parole chiave, posso dire che le donne hanno messo in evidenza da un lato sì la diseguaglianza che le caratterizza in questa occasione, ma come spesso accade anche nella vita di tutti i giorni, sono sempre le più penalizzate, ma dall'altro anche è venuta fuori la speranza, la capacità di rinascere e di rimettersi in gioco. Quindi in fondo anche questa malattia, che pure presenta tanti lati oscuri, ha dato a queste donne che abbiamo intervistato la possibilità di ritrovare il proprio centro, di rimettersi nelle situazioni, capendo che se loro non stanno bene, forse non sta bene nessuno attorno a loro. Storie emblematiche di lavoratrici che vogliono rappresentare il significato e i risvolti di una malattia che nel 2020, stando ai dati INAIL relativi ai contagi Covid legati all'attività lavorativa, ha colpito in totale nel nostro paese 131.000 lavoratori, di cui 91.000 donne, il 70%. L'infermiera del pronto soccorso del Murri è una dei 3.500 operatori sanitari che si sono contagiati dall'inizio della pandemia. Donne al fronte le chiama il direttore dell'area vasta 4, Licio Livini. Sono loro che più degli uomini si sono ammalate sul lavoro. Tante donne svolgono ruoli importanti a livello amministrativo, a livello politico, a livello dirigenziale. Noi come sanità ne abbiamo tante, brave e capaci. E piace ricordare tutte quelle donne che sono ben inserite nel mondo del lavoro. Noi nella nostra organizzazione ci sentiamo veramente in dovere di sottolineare quello che è il lavoro che la donna continuamente svolge, soprattutto in questo momento, in questo periodo di emergenza sanitaria, per quello che hanno fatto e per quello che continuano a fare. Donne che hanno svolto un ruolo importante, soprattutto perché possiamo definirle donne al fronte, che hanno lavorato
o nella nostra area dell'emergenza, che hanno lavorato e lavorano in pronto soccorso. All'incontro, coordinato da Claudia Cutrignelli, associata ANMIL, hanno partecipato anche il sindaco e l'assessore alle pari opportunità del comune di Fermo, Paolo Calcinaro e Nicola Anzidei, il prefetto di Fermo, Vincenza Filippi, il dirigente INAIL Fermo, Claudio Esposito, l'assessore regionale alle pari opportunità, Giorgia Latini, la presidente della provincia di Fermo, Moira Canigola, il questore di Fermo, Rosa Romano, la comandante della capitaneria di porto di Porto San Giorgio, Simona Gentile, nonché la vicepresidente nazionale dell'ANMIL, Deborah Spagnuolo. Io in qualità di vicepresidente nazionale, ma soprattutto di coordinatore della commissione pari opportunità, ho creduto molto in questo progetto quando ci è stato presentato e l'ho portato avanti insieme a tutta la commissione e ne sono davvero, davvero felice, perché sapere di investire in qualcosa di utile, ma che poi questo venga riconosciuto anche dagli altri, secondo me è qualcosa di molto positivo. Ovviamente non c'era dubbio sulla professionalità sia della nostra amica Luce Tommasi, ormai che fa parte di ANMIL da tantissimo tempo, come Riccardo Venturi, che ha detto lui stesso insomma di aver già collaborato con ANMIL. La loro professionalità è venuta fuori a pieno, sia nel racconto delle storie che nelle fotografie, che consentitemi parlano. Hanno saputo descrivere le anime di queste donne e rappresentare questa sofferenza che è stata vissuta in questo periodo di pandemia. La resilienza, che come nome insomma fa parte di questo progetto, è parte integrante e fondamentale, perché è proprio la resilienza e ricostruirsi, come ha detto anche la videomaker Arianna Massimi, che ha registrato, no? Ha dato vita alle parole e alle foto tramite il supporto video. E la resilienza è ciò che ha permesso a tutti coloro che sono venuti in contatto con la malattia di poter combattere, soprattutto ricostruirsi, ritornare nella forma originale, ma addirittura se vogliamo migliorati, no? Ha detto la ragazza del progetto che le è mancato il sole, cose che noi diamo per scontate e che magari non lo sono. Un'altra di loro, il 3 marzo, disse che le erano mancati gli abbracci, il contatto con le persone, perché non dimentichiamo che l'uomo alla fine è veramente un animale sociale. Toglieteci il poterci confrontare con le persone, ci avete tolto tutto, soprattutto per chi è abituato a relazionarsi con le persone quotidianamente. Attraverso. Per quanto riguarda le professioni sanitarie e le professioni scolastiche, insomma gli insegnanti, noi siamo stati i primi ad essere vaccinati e sappiamo che, come è stato già detto, una grande percentuale di questo settore è femminile. Quindi anche in questo caso le donne stanno dando un apporto fondamentale, perché secondo me, se andiamo a fare i conti, ci saranno parecchie più donne di uomini in questo momento che si stanno vaccinando e speriamo che possa andar bene.